Siamo lodati Gesù e Maria e Ave Maria. Cominciamo questo nuovo ciclo di catechesi sulla Divina Volontà, che vogliono essere in qualche modo in parte una prosecuzione, in parte un approfondimento del ciclo di catechesi, che è l'ultimo che ho fatto sulla di Buon Consiglio, che era appunto dedicato al dono della Divina Volontà. Quel ciclo di catechesi voleva essere, e spero che sia riuscito ad essere, qualche riscontro positivo mi è arrivato e ne sarei molto lieto se così fosse. Voleva essere una sorta di introduzione globale, di presentazione sistematica, e quindi, come dire, sintetica ma possibilmente esaustiva, di quello che era un po' il dono della Divina Volontà, così come presentato da Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta. E quindi da un lato è stato un tentativo, diciamo così, di mettere un pochino di ordine e di sistematizzazione, perché chi si accosta generalmente agli scritti di Luisa può succedere che abbia l'impressione di trovarsi dinanzi ad un mondo complesso e non molto comprensibile. E quindi mi sembrava opportuno fare un'operazione di questo genere. Dall'altro però il limite di un'operazione di questo genere è che è appunto un'operazione sintetica, e quindi che per non fare insomma 400 puntate si deve necessariamente optare per una presentazione appunto globale, però non troppo dettagliata. Quindi lasciando quindi il campo aperto ad una ripresa, diciamo così, che possa poi approfondire sempre. Io vorrei dargli un carattere sistematico, quindi non semplicemente quindi andare a fare un po' come nelle meditazioni, no? Che lo scritto che ti trovi di fronte, lo leggi e lo mediti. E andare però a riprendere dei vari aspetti fondamentali della vita nella Divina Volontà e cominciarli ad approfondire. Grazie a Dio esistono, e soprattutto grazie all'opera di Padre Pablo Martin, mi sembra insomma assolutamente doveroso rendere atto a questo sacerdote che sono anni, insomma, che si occupa della Divina Volontà e che ha fatto tantissime cose, soprattutto nell'ambito, oltre che della catechesi, della predicazione, ma soprattutto nell'ambito della sistematizzazione degli scritti e anche della composizione, insomma, non so quanto tempo ci abbia impiegato, insomma, a fare una cosa di questo genere, di una serie, non so come chiamarla, una sorta di monografie tematiche, attraverso cui vengono approfondite delle linee tematiche negli scritti di Luisa sulla Divina Volontà. Per esempio ce n'è uno sulla Madonna, molto bello, che io generalmente uso nella meditazione per il sabato, dove sono una compilazione dove questo sacerdote ha avuto la pazienza, cioè un lavoro veramente impressionante, di andare a prendere, non so se tutti, ma comunque molti scritti del Libro di Cielo che parlano della Madonna, e quindi ti dà praticamente una possibilità di fare un'ampia, come dire, riflessione tematica sulla Madonna e il rapporto tra la Madonna e la Divina Volontà. Ne ha fatte molte altre di queste cose. Ecco, quella ne parlo perché vorrei cominciare questo approfondimento da una di queste sue opere, che è appunto quella che dà il titolo anche a questo ciclo di catechesi, Adamo e la vita nella Divina Volontà. Cioè, Padre Pablo ha scritto un libretto che si chiama appunto Adamo, figlio di Dio, nella Sacra Scrittura e negli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, la piccola figlia della Divina Volontà. Ora, perché questa scelta e perché questo percorso, no? Perché la vita nella Divina Volontà, quando speriamo presto riusciremo a cominciarla a vivere sul serio, non è altro che un ripristino, un recupero certamente non identico, ma sostanzialmente quantomeno analogo
della vita che facevano i nostri progenitori prima del peccato originale. Cioè è riaperta la possibilità di vivere un vero paradiso terrestre, un Eden, d'accordo? A chi entra in questo mondo, certamente non perfettamente uguale, questo l'ho approfondito anche nelle catechesi precedenti, perché noi rientriamo in questo mondo nello stato però di natura decaduta, quindi il peccato nel mondo c'è, le anime da salvare ci stanno e qualcuno di queste anime da salvare se ne deve prendere carico e quindi deve abbracciare la croce. Tra l'altro la croce è anche salvezza per noi, perché se rimaniamo senza la croce facciamo molto molto presto a riscendere in basso verso vizi, difetti e imperfezioni. Quindi, però, tolto il fatto che la croce c'è, quindi questo deve essere ben chiaro, non devono farsi neanche illusioni di sorta, insomma, no? Dice, ah, che bello la vita volontaria, nella divina volontà del paradiso terrestre, quindi non si soffre più. Non è così. Però certamente si soffre diversamente e certamente quello che è vero è che un paradiso terrestre c'è, d'accordo? Si vive. Luisa l'ha vissuto. Allora, voi sapete che per esempio Luisa soffriva tanto a scrivere e a riportare alcune sue esperienze mistiche personali. E molto forti con Gesù, no? E lei soffriva di questo fatto e diceva ogni tanto a Gesù: scusa un attimo, no? Ma questi sono affari nostri. Io mi vergogno di queste cose in giro, anche perché raccontare certe esperienze mistiche per chi le vive è sempre molto imbarazzante, perché può essere, come dire, avvertito anche come una sorta di mancanza all'umiltà, cioè, ecco, io descrivo questa cosa, hai visto questo mappa, oh, questo è stato in intimità con Gesù, Gesù l'ha abbracciata, capite? Ecco, quindi chi fa queste cose le fa con enorme sofferenza, ma Gesù ha voluto che lui se lo facesse perché dice, no, tu lo devi fare, perché le persone anche vedendo queste cose si rendano conto che il campo che si apre in questo mondo è un campo bello, divino, cioè, d'accordo, noi non dobbiamo entrare nel regno della divina volontà, come dire, aspettandoci, ecco, da Gesù che ci appaia o che ci abbracci, d'accordo? Le aspettative devono essere meno che zero, perché noi siamo nulla più il peccato, non ci meritiamo niente. Però possiamo, dobbiamo sapere che qualche cosa di bello da un punto di vista spirituale, che poi è la cosa. I beni spirituali sono quelli per cui noi siamo stati fatti, sono le cose più belle, più grandi, sono le vere anticipazioni del paradiso. Potrebbe succedere, d'accordo? Cioè, possiamo aspettarcelo, non perché siamo presuntuosi o perché siamo aspiranti mistici, ma perché Gesù lo ha promesso, d'accordo? L'ho promesso. E perché. Il motivo per cui ha creato noi, il motivo per cui aveva messo Adamo nel paradiso terrestre, d'accordo? Questa è una cosa chiarissima negli scritti, era che noi fossimo felici, cioè Dio è felice di vederci felici, ci ha creato l'uomo, cioè questi scritti riportano veramente proprio nel cuore più profondo della rivelazione cristiana, io l'ho sempre detto, insomma, la conoscenza autentica di Dio come amore, cioè a me, nostro Signore, ma che mi ha creato a fare? Ci sto che c'è campo a fare dentro il mondo. Cioè, io dicendo questo a me vale per chiunque ascolterà questa catechesi, oltre che per coloro che la stanno sentendo in diretta, no? Cioè, tu quando pensi, cioè tu adesso che stai ascoltando, tu devi pensare a me, che mi ha creato a fare il Padre Eterno? Il Padre Eterno ti ha creato perché tu fossi felice, d'accordo? E sarai felice tanto quanto parteciperai della sua felicità. Perché, come dire, ciò che ci fa felici si trova soltanto in Dio, non nelle creature. Qui rimando alla meditazione bellissima, ma non perché lo faccio, cioè nei contenuti offerti, no? Che ho fatto questa mattina stessa. Cioè, fino a quando è che si gode di quello che Dio vuole donarci, quando tu, perché Dio non te le dà le cose, se non, quando tu hai tagliato con tutto il resto,
Cioè, quando tu hai detto a Dio, sì, io ci credo che tu sei l'unica fonte della felicità, quindi la felicità la cerco soltanto in te, non la vado più elemosinando in giro, a destra e a sinistra, da questo o quell'altra creatura, in questo o quell'altro idolo, in questo o quell'altro divertimento, ma la cerco solo in te. E questo è promesso qui, d'accordo? Cioè, Gesù lo promette, lo promette, ecco. Quindi, cioè... Adesso vedremo, insomma, cose stupende che ci vengono dette nei passi che rimandano ad Adamo. Chi non desidererebbe vivere una cosa del genere? Nessuno, credo. Perché veramente tutto quello che gli uomini cercano, ed è bene che lo cercano, perché diceva il buon Aristotele, cioè che tutti quanti cerchi, noi siamo stati, che cosa desidera l'uomo? Desidera la felicità, ma perché desideriamo la felicità? Perché noi siamo stati creati da colui che è la felicità e che conosce la felicità e che ha la felicità, perché questo è Dio. Quindi questo è Dio. Questo è Dio. Allora, cominciamo a entrare in questa tematica di questo primo ciclo di catechesi, diciamo così, di approfondimenti tematici sul mondo della Divina Volontà. Quindi il fine che ci proponiamo in questo ciclo, non so quante puntate usciranno fuori, quante Dio vuole, perché generalmente ho imparato a non fare programmi e progetti, perché poi i programmi e progetti li fa qualcun altro. E che è l'approfondire il punto che la vita nella divina volontà non è altro che una restituzione all'uomo, la possibilità di riprendere la vita che Dio aveva pensato per noi in Adamo. E questo, tra l'altro, ci dicono gli scritti che è il fine più profondo per cui il Verbo stesso si è fatto carne, cioè la redenzione non era il fine ultimo dell'incarnazione, d'accordo? Ma era il fine prossimo, nel senso che era rimetterci in piedi per rimetterci appunto in cammino, ma una volta, diciamo, usciti dall'ospedale delle ossa rotte a causa del peccato, poter riprendere il cammino che ci portasse verso la pienezza della felicità anche in questo mondo. Quindi questo è chiarissimo dagli scritti di Luisa. Allora, cominciamo la lettura, quindi chi cerca online questo testo di Padre Pablo sicuramente potrà anche poi riprendere, seguire anche i testi delle letture che faremo. Chiaramente non leggerò tutto quanto perché sono in questi scritti dei passaggi che sono apparentemente, diciamo, meno importanti, meno significativi, altri che lo sono un pochino di più. È chiaro che in serie di preparazione di queste catechesi cerco di fare una scelta dei brani che mi sembrano più significativi per approfondire mano a mano che si presentano gli aspetti di questo tema. Cominciamo dal volume 15. 25 aprile 1923, che nel libro di Padre Pablo è il paragrafetto numero 2. Figlia mia, ho voluto pregare insieme con te per raffermarti nella mia volontà e darti la grazia di trovarti innanzi alla Maestà Suprema, nell'atto della creazione dell'uomo. E siccome lo dotammo di tutti i beni, e la sua volontà era la nostra, e la nostra era la sua, tutto era armonia tra lui e noi. Ciò che voleva prendeva da noi, prendeva santità, sapienza, potenza, felicità, eccetera. Era il nostro prototipo, il nostro ritratto, il nostro figlio felice. Sicché Adamo nel principio della sua esistenza
ebbe un'epoca che compiva a meraviglia lo scopo per cui fu creato. Provò che significa vivere nel volere del suo creatore. Eravamo felici a vicenda nel veder riprodurre nella nostra immagine i nostri stessi atti. Onde, come ruppe la sua volontà con la nostra, restò diviso da noi. Quindi i primi atti dell'uomo ci sono nella nostra volontà ed io non voglio altro da te se non che venga nel nostro volere, attenzione, per proseguire da dove Adamo smise, per poter vincolare in te tutte le armonie che lui spezzò. E come questa prima creatura, essendo creato da noi come capo di tutta l'umana famiglia, col sottrarsi al nostro volere portò l'infelicità a tutti, così tu, col venire a seguire da dove lui lasciò di vivere, ti costituiamo a capo di tutti e quindi portatrice di quella felicità e di quei beni che erano stati assegnati a tutti se fossero vissuti nel nostro volere. Ora, questo primo scritto che analizziamo ci dice alcune cose abbastanza importanti. Anzitutto, che Adamo, oltre che ad essere dotato di tutti i beni, adesso vedremo quali sono, aveva una dotazione ulteriore, che era, come dice Gesù stesso, la nostra volontà era la sua. Noi sappiamo che la creazione dell'uomo nello stato di giustizia originale comprende una serie ben precisa di beni e di doni. Alcuni si chiamano soprannaturali, altri si chiamano preternaturali e altri si chiamano naturali. Cosa sono questi doni? I doni soprannaturali sono anzitutto la grazia santificante che Adamo aveva in maniera perfetta. Secondo, la scienza infusa, quindi la capacità di conoscere immediatamente le cose, senza bisogno di acquisire le conoscenze attraverso lo sforzo dello studio e del ragionamento, quindi raziocinante e impegnativo. Luisa ci dice, Gesù ci dice attraverso Luisa, che il culmine dei doni soprannaturali era la divina volontà, ossia la possibilità di prendere, come qui è stato detto chiaramente da Gesù, da Dio stesso, santità, sapienza, potenza, felicità, e fare tutte le cose non solo come lui voleva, ma in lui, riproducendo in sé gli stessi atti di lui. Questo lo sappiamo da Luisa. I doni preternaturali, che sono quei doni che l'uomo avrebbe avuto e conservato se non avesse peccato, pur non essendo, come dire, dotazione naturale della sua natura umana, erano l'immortalità, la non soggezione alle sofferenze e alle malattie, l'integrità interiore, cioè la soggezione delle passioni alla ragione, ovvero della parte inferiore dell'anima e quella superiore, e del corpo all'anima. Quindi senza che si avvertisse in se stessi il principio di disordine è quello che noi avvertiamo oggi, insomma, che le passioni ci si impazziscono, non riusciamo a controllarle e il corpo a volte si mette a impazzirsi e a dettare legge all'anima, obbligandoci ad uno sforzo per poterne controllare le azioni, le reazioni e le manifestazioni. Poi c'erano i doni naturali, che erano un corpo perfetto, d'accordo, e bello, un'anima dotata di facoltà spirituali, intelletto, memoria e volontà, perfettamente funzionanti. Col peccato originale, l'uomo ha perso tutti i doni soprannaturali, tutti i doni preternaturali, e quelli naturali li ha conservati, ma il corpo è diventato mortale. Porta una montagna di croci, di malattie, di sofferenze. Le passioni rimangono, ma sono impazzite. La volontà è debole, l'intelletto è oscurato e la concupiscenza domina.
Questa è la situazione in cui ci siamo ritrovati dopo il peccato originale. Ora, Gesù dice che c'è stato un'epoca, un periodo, noi non sappiamo, siamo chiesti, ma da quando è stato creato? Quanto tempo Adamo è vissuto nella divina volontà? È vissuto conservando la giustizia originale, senza perdere tutto, quindi quanto tempo è passato? Non lo sappiamo. Sappiamo però che c'è stata un'epoca che compiva meraviglia lo scopo per cui fu creato e provò che significa vivere del volere del suo creatore. E noi eravamo felici a vicenda. Quindi Adamo ha conosciuto la felicità. Questo insomma ancora. Peraltro tenete presente che negli scritti di Luisa, lo dicevo anche oggi, come vedremo, la responsabilità del peccato di Adamo, come del resto insegna la Chiesa, è fortemente caricata sulle spalle di Adamo, non sulle spalle di Eva. Perché, per esempio, noi non sappiamo bene quanto tempo Adamo ha vissuto solo prima che fosse da lui creata Eva, punto interrogativo. Non lo possiamo sapere. Anche quest'altro lasso temporale, però possiamo certamente sapere che Adamo certamente è stato prima di Eva e quindi, come dire, ha avuto la possibilità anche prima della creazione di Eva di vedere quanto bella fosse la vita nella divina volontà. Quindi non può certamente accampare a giustificazione del guaio che ha fatto il fatto che, come ha fatto poi la donna che tu mi hai posto accanto mi ha ingannato, attenzione alla, come dire, alla, quindi sta dicendo al Padre Eterno, ma se non l'avessi mai messa tu accanto questa qui, d'accordo, poi è stata lei ad ingannarmi, quindi io non c'ho nessuna colpa. Cominciamo subito con i processi di autoassoluzione e di autodiscolpa, no? E quindi viene fortemente caricato, perché? Perché lui ha conosciuto veramente fino in fondo quello che era. E quindi mai e poi mai avrebbe dovuto stare ad ascoltare una sirena che lo portasse in qualche modo a allontanarsi da questo divino volere. In ogni caso, questi atti che Adamo ha fatto nella divina volontà, dice Gesù, è come se a un certo punto si sono spezzati. Vedremo che poi dagli scritti appare, vedremo, c'è anche un passo bellissimo dove Adamo ringrazia Luisa per quello che sta facendo, parla proprio lui in prima persona. Adesso lo vedremo piano piano. Sembra come se Adamo, dopo la colpa d'origine, non ce ne accapezzava più niente, non riusciva più a fare le stesse cose di prima. E aveva quasi obliato questo stato privilegiato in cui si trovasse. Questo è quello che sembra capire dagli scritti. Gesù conclude questo primo scritto dicendo: attenzione, questi atti sono rimasti sospesi, cioè ne ha fatti una serie, capite? Quanti ne avrà fatti? Non lo sappiamo. A un certo punto si è creato questo bug, d'accordo? È vero che sono scesi, ma Gesù e Maria sono la coppia nuovo Adamo e nuova Eva, d'accordo? E poi Gesù è il verbo fatto carne, ma tra i membri della razza umana, tra i membri della razza umana, fino alla razza umana decaduta, ecco, quindi prima di Luisa, nessuno aveva dato seguito al discorso che era stato terminato da Adamo. E Gesù gli dice: bene, come questa prima creatura, essendo creato da noi come capo di tutta l'umana famiglia, col sottrarsi al nostro potere portò l'infelicità a tutti, così tu, col venire a seguire da dove lui lasciò di vivere, ti costituiamo capo di tutti, quindi portatrice di quella felicità e beni che erano stati assegnati a tutti se fossero vissuti nel nostro volere. Quindi qui c'è uno stile, che poi Gesù spiega molto bene negli scritti dell'agire di Dio, che va sempre dall'uno ai molti. C'è prima l'uno e poi ci sono i molti. Così fu per Adamo ed Eva, così fu per Gesù e Maria, così fu per Luisa in relazione agli altri figli della divina volontà. Secondo brano che ci vediamo in questo primo nostro incontro, sempre volume 15,
il 29 maggio del 1923. Nel creare l'uomo, il primo lavoro io, tanto nell'anima quanto nel corpo, lo fece il mio Divin Padre. Quante armonie, quanta felicità non formò con le sue proprie mani nella natura umana? Tutto è armonia nell'uomo e felicità. La sola parte esterna, quante armonie e felicità non contiene? L'occhio vede, la bocca esprime, i piedi camminano, ma le mani operano e prendono le cose dove sono giunti i piedi. Se l'occhio potesse vedere e non avesse la bocca per esprimere, se avesse i piedi per camminare e non avesse le mani per operare, non sarebbe una infelicità, una disarmonia nell'umana natura? E poi l'armonia e la felicità dell'anima umana? La volontà, l'intelletto, la memoria, quante armonie e felicità non contengono? Basta dire che sono parto della felicità ed armonia dell'Eterno. Il Dio creava il vero Eden personale nell'anima e nel corpo dell'uomo. Eden tutto celeste. E poi gli diede per abitazione l'Eden terrestre. Tutto è armonia e felicità nella natura umana e sebbene il peccato sconvolse questa armonia e felicità, non distrusse del tutto il bene che Dio aveva creato nell'uomo. Sicché come Dio creò con le proprie mani tutta la felicità e l'armonia nella creatura, così è Gesù che parla, creò in me tutti i dolori possibili per rifarsi dell'ingratitudine umana e far uscire dal mare dei miei dolori, la felicità perduta e l'accordo dell'armonia sconvolta. Guardate che belle che sono queste espressioni. Allora, se uno guarda, e noi dobbiamo, veramente innamorarci di queste cose. I termini che qui ricorrono tantissime volte, che sarebbe interessante da raccontare, sono armonia e felicità, che sono le opere di Dio. Armonia, dice Gesù, guarda la bellezza del corpo umano. Cioè, noi queste cose dobbiamo assolutamente abituarci a contemplare. Noi siamo vissuti in un mondo, viviamo in un mondo scientista o pseudoscientista, che studia, oggi noi conosciamo il corpo umano come lo conosciamo oggi, non era conosciuto ai tempi di Luisa Piccarreta, no? Se uno prende un manuale di anatomia, che è grosso così, è una cosa pazzesca, cioè noi conosciamo tutti quanti i minimi particolari, tutte quante le minime diramazioni, le minime cellule, tutto, d'accordo? Eppure pochi sono coloro che, semplicemente guardando la macchina perfetta che è il corpo umano, prorompono in un grido di lode, di ringraziamento a Dio, dice: ma guarda che cosa hai fatto, questa è una cosa bellissima. Perché per quanto non sia più tutto così perfetto e bello come era, rimane comunque una armonia sostanziale ed oggettiva che non può essere distrutta, non può essere completamente eliminata. Quindi una delle cose, a mio avviso, bellissime della vita nella divina volontà è che ti insegna a riconoscere tutte le dichiarazioni di amore infinite che Dio ha lasciato a noi esseri umani. Questo è fondamentale, questo lo dicono anche gli psicologi, questo qui. Cioè, noi non possiamo passare la vita a guardare le cose che non vanno, a guardare le cose brutte, a lamentarci, a brontolare. Non si può campare così. Cioè, una persona che campa in questo modo, anche se non lo sa, cioè, proviamo a metterci nei panni di Dio, sta facendo un ininterrotto j'accusa al Padre Eterno che non ha fatto una dritta. Non ne ha fatto una dritta. Allora, la vita nella divina volontà è un'altra cosa. Guardi il tuo corpo, ti fai la doccia, ti muovi, dici: Signore mio, ma muovo le mani, guardo le mani, guardo gli arti, il prodigio degli occhi, quando mangio, la varietà dei gusti, ti amo che si mettono a Dio nel mangiare. Cioè,
sfido qualunque, perché cioè, insomma, io anche quando ero in seminario ogni tanto veniva, insomma, qualche psicologo, perché oggi sono, cioè, tutti sono assolutamente persuasi dell'importanza di un approccio positivo alla vita. Non si può stare sempre a guardare le cose storte, ma anche in noi, no? Cioè, è chiaro che io devo, cioè, in noi che siamo limitati, che siamo degli esseri umani, non stiamo nella condizione dell'Eden, dobbiamo orizzontarci sopra un binario duplice, che è anche purtroppo la presa di coscienza profonda delle cose che noi non funzionano, dei nostri peccati, chiedere perdono, riconciliarci, però noi dobbiamo anche prendere coscienza di quanto Dio ci voglia bene, cioè perché il primo passo nella vita, nella divina volontà, si ha nello sforzo, nell'impegno costante di andare a riprendersi e a conoscere e a accogliere tutto l'amore che Dio continuamente riversa su di noi, conoscerlo anzitutto, ma poi accoglierlo. Io tante volte ho raccontato, cioè, che nella mia esperienza di vita, insomma, no? Quando tanti anni fa vidi con il mio caro amico Francesco, insomma, in fin di vita, morire, a me per esempio faceva tanta impressione, perché il poveraccio stava disteso dentro un letto, e io mi accorsi con le rarissime volte che si poteva entrare dentro quella benedetta stanza d'ospedale, che aveva il catetere, poverino. A me il catetere personalmente, perché come la mia sensibilità, mi fa l'impressione, dico, mamma mia, che cosa brutta e dolorosa che deve essere una cosa del genere, no? Cioè, uno non è più manco libero, cioè, di muoversi per poter andare al bagno. Io mi ricordo benissimo la mattina dopo, quando mi alzai, come tutti quanti ci alziamo la mattina, insomma, non è una cosa molto molto edificante, perché ci alziamo e andiamo in bagno la mattina, subito. E io dissi quella mattina: ti ringrazio Signore che vado in bagno con le gambe mie, perché sono cose che noi ordinariamente non ci pensiamo, ma nella divina volontà, cioè, uno, vogliamo fare compiti a casa, d'accordo, perché la vita nella divina volontà è molto molto pratica. Compito a casa, dopo questa prima catechesi, se ti va di portarti a casa qualcosa, comincia a vedere tutte quante le cose belle che Dio ha fatto in te e per te. Quante? Enumerale tutte quante, se sei capace. Se ti ci metti non ha voglia quanto tempo ci dovresti mettere. Tantissime. Tantissime. A volte tante, tante esperienze di vita. Io per esempio ricordo i primi anni che ero in seminario, i primi anni che ero un'estate, insomma, fu mandato a fare un'esperienza in un paese non dico quale, insomma, del terzo mondo, dove c'era veramente una grande povertà di vita. Io non ho mai visto roba del genere, sempre abituato a vivere in Italia, insomma, cioè io sto scherzando, sempre ho detto al Signore che ho un anno che non fate due di quaresima anziché una, quindi voglio uno sconto per il futuro, no? Ma io ho capito la grazia che il Signore mi aveva fatto nel nascere in Italia, cioè in un paese che siamo sempre parlamentari, il governo, le cose, tutto quello che ci pare. Ma l'Italia è bella, però, l'Italia è bellissima, cioè, scusate un attimino, l'Italia è bella, cioè, è proprio bella, dovunque te giri è bella pure Latina, insomma, che è una città relativamente nuova, insomma, dove non c'è, è bella. In Italia si sta bene, cioè, siamo un plurigraziati. In Italia abbiamo il Papa, abbiamo i luoghi della Passione a Roma, ci ha portato la Scala Santa, ci ha portato la Casa della Madonna a Loreto, cioè, ma non si sa, cioè, abbiamo la cucina più buona del mondo, abbiamo il vino più buono del mondo, cioè, per dire, no? E che questi qua non sono, ti amano di Dio, questi qua, certo che lo sono. Lo so, lo so. Allora, cioè, le cose belle che Dio ci ha fatto, noi questo vivere nella divina volontà, cioè questa presa di coscienza, perché Dio non ti darà i beni più grandi. Cioè, se tu entri in questo mondo e Dio promette
di restituirti l'Eden. Vedete, qui Gesù spiega, io ne avevo creati due di Eden, attenzione, non uno, due. C'era il paradiso terrestre, cioè questa felicità terrena dell'uomo, ma poi c'era un Eden personale nell'anima, l'armonia interna, armonia e felicità dell'anima umana, volontà, intelletto, memoria. E le armonie e felicità che contenevano allora in stato di natura perfettamente integra. Quindi, Eden personale nell'anima e nel corpo dell'uomo, un Eden tutto celeste, la perfetta armonia, cioè il capolavoro dell'uomo, ma negli scritti di Wisely, quando Gesù, ma questo si vede anche nel libro della Genesi, no? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, facciamo, il plurale, entra in campo la Santissima Trinità, e fece l'uomo, e Dio vide che era cosa molto buona, mentre tutto quanto il resto della creazione, Dio vide che era cosa buona, fu sera e fu mattina, Dio vide che era cosa buona, ma ha creato l'uomo, era cosa molto buona, perché era una cosa stupenda, bellissima. E anche se adesso, come spiega Gesù, abbiamo perso molto, moltissimo di quello che avevamo, rimane comunque, come dire, una conformazione dell'uomo che è comunque bellissima. Il corpo dell'uomo è comunque un corpo perfetto. Certo, poi sta una malattia, le malformazioni, cioè l'anima funziona, un intelletto funziona, una volontà funziona, una memoria funziona, d'accordo? Certamente stiamo in stato di natura decaduta, ma non è uno stato come voleva Lutero in persona, cioè diceva, ah, l'uomo è proprio completamente rovinato, è proprio un ammasso di fogna. Non proprio, non è così. La Chiesa Cattolica non ha mai avallato una visione così distruttiva e negativa. La natura umana è ferita, la natura umana è decaduta, ma l'uomo rimane, come dire, ontologicamente una creatura di Dio, decaduta, ma che rimane una creatura di Dio. Cioè, guardate che a mio modestissimo avviso, cioè questo passaggio, cioè di togliere gli occhi della nostra attenzione da noi stessi, quindi imparare a guardare fuori di noi e guardare le cose belle che Dio ci ha donato. Quindi non stare sempre a guardare quello che non c'ho, guardando sempre verso il mio ombelico e lamentandomi sempre di tutto, ma guardare le tante cose belle che ho ricevuto, quindi guardare questo distogliere lo sguardo da se stessi e imparare a conoscere e riconoscere Dio e il suo amore verso di noi. Servisse solo a questo la vita nella Divina Volontà, avrebbe già fatto un grandissimo servizio all'umanità. Grandissimo. Provate a pensare come noi, personalmente, e come le persone intorno a noi campano, se non è vero che stanno sempre o quasi a lamentarsi, a brontolare, a litigare o cose del genere, sempre. Ma questo vale anche nei rapporti interpersonali, no? Tra marito e moglie, ma si vuole piantare una volta buona, cioè di stare sempre, cioè, capite? Cioè, io faccio fare un gioco, insomma, che hai è giovane, no? Dico, senti un po', che poi è anche il tasso della conversione, no? Facciamo una colonna, pregi e difetti. Scrivi i tuoi pregi e difetti e scrivi quelli di tua moglie o di tuo marito, pregi e basta che uno prova, no? I difetti vengono subito a galla, i pregi, uno comincia col ditino, quali saranno? Ma forse simpatica, forse una brava donna di casa, cioè, ma non li mette tempo, d'accordo? Perché questa malattia, cioè della negatività, ce l'abbiamo in continuazione. Sapete cosa penso io adesso? Che questa svolta proprio di questa è proprio una svolta, cioè, questa è proprio una svolta
mentale immensa, d'accordo? È una svolta, diciamo così, mentale, che a livello ecclesiale, a mio avviso, è rappresentata da quello che è stato nella Chiesa il Concilio Vaticano II. Se uno legge il Concilio Vaticano II, lo sforzo che la Chiesa ha fatto e che indica, a mio modestissimo avviso, una direzione, questa sì, irreversibile, da perseguire, è un cambio, come dire, di orizzonte, un cambio di prospettiva, cioè una volontà di guardare al positivo le cose. Non perché il negativo non ci sia, d'accordo? E perché non debba essere affrontato, combattuto, eliminato, eccetera, ma perché non mi posso polarizzare o fissare solo su questo. Non è possibile. Non è possibile. Cioè, anche nei rapporti interpersonali, che cosa vogliamo fare? Vogliamo accentuare le differenze, le divergenze, quindi passare la vita a farsi la guerra, a dire tu sei cretino, non capisci niente, c'ho ragione io, pure sono più bravo, sono più cattivo, oppure incontrarci, dialogare, parlare, andarsi incontro, cercare dei punti di contatto. Quello che unisce, non quello che divide. Sì, una persona non la pensa come me, probabilmente sbaglia, però cerco di allacciarci un rapporto, perché è comunque un essere umano. Cioè, dentro questa dinamica si schiudono, a mio avviso, orizzonti molto, molto grandi. I rapporti con le altre persone, ma qualunque altra persona, con chi ti sta vicino, col datore di lavoro, con la moglie, col marito. Cosa voglio fare? Voglio stare sempre a vedere le cose che non funzionano, il male che mi ha fatto e quindi mi avveleno e quindi oppure cambio orizzonte, dico, vediamo le cose belle che c'ha sta creatura, che c'ha sto cristiano. Capite? Cioè questo atteggiamento, guardate, questo è un atteggiamento a livello ecclesiale, stessa cosa. Vogliamo stare sempre a vedere tutte le cose che nella Chiesa non funzionano, non vanno bene, vogliamo vedere che ogni tanto qualche uomo di Chiesa si alza la mattina e ne spara qualcuna, d'accordo? Ma stanno queste cose qui, vogliamo vedere gli scandali, vogliamo vedere i cattivi esempi, vogliamo vedere le celebrazioni della messa che fanno schifo, ridotte al limite del sopportabile, ci stanno tutte queste cose, non è che non ci stanno. Ma uno non può campare guardando soltanto queste cose, perché nella Chiesa non c'è solo questo oggi. Nella Chiesa sono tante cose belle adesso, ci sono tante persone belle, ci sono tanti preti bravi, tanti vescovi bravi, tanti cioè non c'è solo lo schifo, non è possibile campare in questo modo. Non è proprio possibile. Non è possibile. Non è cosa buona, cioè uno si avvelena in continuazione, tra l'altro. Non si campa così. A livello teoretico, per chi insomma ama le cose, San Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino diceva: bene, ogni essere umano ha in sé un po' di bene e un po' di male. Chiaramente cammina verso il meglio, ma questo lo dicono anche i pedagogisti oggi. Ci sono due modi per farlo camminare verso il meglio: o suonarlo in tutte le cose che fa di male, e quindi cercare di correggerlo, rimproverarlo, eccetera, eccetera. Domanda: chi di noi ama essere trattato in questo modo? Chi di noi cambia se c'è qualcuno vicino che sta a dire: a questo non va bene, 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 a questo non va bene? Chi è che ama? Cioè, alzi la mano, scrivi nei commenti su Facebook: io lo amo, d'accordo? Tu lasci il numero di telefono che dopo lo chiamo. A me piace essere rimproverato, piace essere che preso a parolacce o cose di questo genere, offeso, insultato, eccetera, eccetera. Lo scrivo. Questo certamente è un modo che può essere pure che uno c'ha ragione, che uno ti vede un difetto vero, ma San Tommaso dice c'è un altro modo. Siccome il male assoluto non esiste, neanche il diavolo è il male assoluto, perché il diavolo è il male in tutto tranne che nell'essere, perché per il fatto di essere un essere, quindi un ente, un angelo, anche se si è corrotto, è comunque positivo, perché
perché il concetto proprio filosofico di male assoluto non può non esistere, perché il male è per definizione privazione di bene. Tu non puoi capire il male se non in relazione al bene di cui hai una piccola privazione, piccola, media o grandissima. In Lucifero diventato Satana è quasi totale la privazione e la negazione, tranne che rimane una creatura di Dio. E in quanto creatura di Dio, spero che pur senza aver studiato metafisica e ontologia si capisca questa cosa, quindi in quanto e solo in quanto creatura di Dio, capite? Anche gli angeli decaduti hanno in sé qualcosa di buono, senza loro merito, ma ce l'hanno in quanto sono creature di Dio. Ah, dice, siccome non esiste il male assoluto, in una persona ci sono anche delle cose buone. Allora, oltre che andare a suonarlo, a rimproverarlo, o a offenderlo, o a tartassarlo delle cose che non funzionano, c'è un altro modo per farlo crescere, ed è considerare il bene che fa, incoraggiarlo per il bene che fa, gratificarlo per il bene che fa, riconoscerlo per il bene che fa. Quindi non puntare a ridurre con rimprovero la sfera del male a vantaggio del bene, ma con la gratificazione ampliare la sfera del bene a danno di quella del male. C'è qualcuno che non gradisce di più questo secondo sistema? È più bello questo secondo sistema, ma secondo noi, vediamo un pochino, Gesù e lo stile di Gesù e di Maria, qual è? Qual è? Io vorrei tanto parlare con tante persone a Chiesa che stanno tutto quanto il giorno a lamentarsi o a scagliare, dicendo anche delle cose vere. Io dico, ma un momento, ma noi siamo discepoli di Gesù e di Maria o no? E quale stile avrebbero Gesù e la Madonna? Beh, che tipo di approccio hanno? Che tipo di approccio hanno? Un approccio distruttivo? Un approccio fatto di rimproveri tartassanti? O di offese addirittura? Fanno così Gesù e la Madonna? Nella Chiesa si deve fare così? Anche ammesso che si voglia correggere qualche cosa di realmente esistente? È cosa buona fare così? Ah no, ma quando ci stanno problemi grossi? No, problemi grossi, è cosa buona fare così? Io dico di no. E non dico di no perché lo penso io. Dico di no perché ci ho pensato e sono convinto che Gesù e Maria non farebbero così e non approvano di far così. Non l'approvano. Cioè, questo sguardo positivo e propositivo deve diventare nostro. Deve diventare nostro. Le persone non si prendono a forza di sgarassoni, a forza di rimproveri, ma ci si fa, cioè, anche quando dovessero arrivare a qualche verità amara, ricordo, perché si devono convertire, cioè, devi attuare un processo tale che lo aiuti ad arrivarci da solo e nella maniera più delicata possibile a prendere coscienza del male. Altrimenti l'unica cosa che si ingenera, queste esperienze tutti quanti, è indurimento, rabbia, reazioni distruttive e anzi, anziché prendere coscienza del male, te lo faccio per dispetto se tu mi rimproveri, mi stai sempre a tartassare. Ma guarda, cioè, guardate la vita di coppia, cioè, io non sono sposato ma sono vissuto dentro una famiglia, no? Se si innescano delle dinamiche distruttive, alla fine. Allora, il tornare verso l'armonia della creazione e verso la propositività, la bontà con cui Dio l'ha fatta uscire, significa acquisire uno stile nuovo. Voglio, scelgo di andare a cercare il bene, anzitutto, che Dio ha sparso per me, in me e intorno a me dovunque, ma anche nei miei rapporti con il prossimo, al positivo. L'ultimo brano di oggi, cioè, facciamo, sì, è sempre
del quindicesimo volume, 6 giugno 1923. Il gusto ha questo potere, se è gusto mio, trasforma in me. Se è gusto naturale, travolge nelle cose umane. Se è gusto di passione, getta nella corrente del male. Il gusto pare che sia cosa da nulla, eppure non è così. È l'atto primo del bene o del male. E vedi un po' come è così. Adamo perché peccò? Attenzione, guardate qui, cioè, Adamo perché peccò? Perché ritirò lo sguardo dall'allettamento divino e come Eva presentò il frutto per farlo mangiare, guardò il frutto. Follia. E la vista prese piacere nel guardarlo, l'udito prese diletto nel sentire le parole di Eva, che se mangiava il frutto doveva diventare simile a Dio. Bello, eh? La gola prese gusto nel mangiarlo, sicché il gusto fu il primo atto della sua rovina. Se invece avesse provato dispiacere nel guardarlo, noia, fastidio nell'udire le parole di Eva, disgusto nel mangiarlo, Adamo non avrebbe peccato, anzi avrebbe fatto il primo atto eroico nella sua vita, resistendo e correggendo Eva di aver fatto ciò. E lui sarebbe rimasto con la corona in peritura della fedeltà verso colui a cui tanto doveva e che aveva tutti i diritti della sua sudditanza. Qui comincia, vedete, questo è uno dei primi brani che comincia a caricare di responsabilità Adamo. O come bisogna stare attenti, attenzione, questo è un principio conosciutissimo nell'ascetica. O come bisogna stare attenti sui diversi gusti che sorgono nell'anima. Se sono gusti puramente divini, dare loro la vita. Se sono gusti umani o di passioni, dare loro la morte. Altrimenti c'è pericolo di precipitare nella corrente del male. Ora, questo è un principio, uno scritto a mio avviso bellissimo, che spiega la dinamica con cui è sorto il peccato originale. E si dice anche nel nostro parlare, noi dobbiamo stare attenti. Perché noi facciamo le cose che ci piacciono, cioè quali sono le cose che ci piacciono? Quelle in cui ci prendiamo gusto. Allora, prima domanda, secondo compito a casa, a te oggi, che ti piace? Quali sono le cose in cui ci prendi gusto? Una delle cose bellissime che accade quando si vive nella divina volontà è che prende il gusto di Dio e delle sue cose e il disgusto delle altre cose. Perché? Perché aprendo le porte a colui che è la somma felicità, cominciando a familiarizzarsi un po', si conoscono sapori prima ignoti, capito? Perché gli uomini generalmente prendono gusto in cose piccole, cose apparentemente gustose, ma che poi sono come funghi avvelenati. Una volta che te li sei mangiati, che sembravano tanto buono a gusto, li digerisci e te ne vai al creatore. Allora, dov'è il gusto tuo oggi? Questo te lo devi dire sempre. Altro punto fondamentale della vita nella divina volontà, me lo sentite dire fino all'inverosimile. Io se ringrazio, una delle cose di cui ringrazio questi scritti è che l'hanno fatta anche a me. Mi hanno rimesso ad una venerabile età, con qualche anno di ministero alle spalle, davanti a Dio, dice, tu che vuoi fare? Davanti a Dio non ci possiamo nascondere. Davanti a Dio non possiamo dire le bugie. Non si può. Allora, tu fino a dove hai preso gusto oggi? Punto interrogativo. E da oggi in poi dove vuoi andare a prendere gusto? Dove cerchi la vita? Perché la vita la cerchiamo tutti quanti. La felicità l'uomo la cerca, tutti la cercano e quasi nessuno la trova. Allora, dove ci prendi gusto? Cioè, la dinamica del peccato originale è stato questo.
Eva è andata e gli ha presentato, poi lo rifaremo questo discorso, il famoso frutto proibito, che non è la mela della Apple, è la mela mozzicata della Apple, che fu fatta provocatoriamente. Sta povera mele, dicevo sempre, quando ero bambino c'era la favola con sta strega di Biancaneve che c'aveva sta mela che io ero terrorizzato, infatti non mi ha mangiato la mela in vita mia, fino a quando ci ho avuto, insomma, molto avanzato nell'età, perché era un frutto terrorizzante, sta povera mela, ma è chiaro che non era una mela, ecco, evidente questo qui, no? Ma il discorso è questo qui, cioè Eva ha presentato un allettamento da Adamo, dice guarda che c'è una cosa bella, oh, vieni con me, c'è una cosa bella, ho scoperto una cosa bella, bellissima, guarda che se la facciamo diventiamo come Dio perché possiamo essere simili a Lui, che sarà questo essere simile a Lui, d'accordo? Essere simili a Lui, qual è la cosa che Dio fa? E che cosa fa? Dio dà la vita, no? Io personalmente sono... Vabbè. Poi lo faremo, lo rifaremo sul discorso sul canale originale. Dai! Allora lì Adamo doveva dire che è? Non te voglio manco sta a sentire. Non te voglio manco sta a sentire. Cioè io so una cosa che non viene da Dio, anzi è proprio quella che Dio mi ha detto, stanno alla larga. Non te voglio manco sta a sentire. Non ti voglio sentire, capito? È chiusa la porta. È chiusa. Perché se tu apri la porta ad un allettamento diverso, sei già morto. Sei già morto. Ritirato lo sguardo dall'allettamento di... E questo c'è, capite? Questo è proprio l'origine del peccato secondo Sant'Agostino, l'aversio a Deo, quindi l'allontanamento da Dio, cioè è proprio un girare lo sguardo, no? Cioè, immagina che tu stai guardando in una direzione, a un certo punto qualcuno dice, oh, e tu ti giri e guardi altrove, è la fine. Poi dopo aver guardato altrove, dici, guarda che bello, eh? Ce lo fissi lo sguardo, sei morto. Sei morto. Finito. È finito. È finito. Avrebbe dovuto Adamo compiere il primo atto eroico, resistendo e correggendo. Io non ti voglio manco stare a sentire. Che hai fatto tu? Se no tu a cercare qualcosa, dice. Matta che sei, io dietro non te ce vengo. Cominciano a chiedere perdono al tuo Signore, ma io dietro a te non ce vengo. Non ci vengo. Allora, i nostri gusti. Allora, qui poi bisogna vedere se uno ha cominciato a chiederci: i gusti puramente divini danno la vita. I gusti umani, o peggio, i gusti di passioni, danno la morte. Il salario del peccato, scrive San Paolo, è la morte in termini teologici. Il salario della virtù è la vita. Punto. Ossia, la felicità. All'altro compitino a casa, dov'è che prendo gusto io oggi? Dov'è che prendo gusto? Quando si comincia a entrare nella divina, solo che si comincia a affacciarsi nella divina volontà, ve lo dico. Un'ottima spia è che si riscopre il gusto della preghiera, della preghiera profonda, dello stare davanti a Gesù, che non è un pensum, cioè lo faccio perché ci devo stare, anche se quando non ci abbiamo voglia dobbiamo farlo così, ancora dobbiamo imporcelo, ma diventa un qualche cosa che si cerca, quindi non un qualche cosa che devo fare, ma che desidero. È la stessa cosa che accade quando una persona comincia a conoscere Dio, che andare a messa non è più un obbligo, terzo comandatore, ma è un desiderio, d'accordo? Per cui non solo che ci vado volentieri, ma se posso ci vado il più possibile. Ma questo è il secondo compitino a casa da portarci. Dove prendo gusto oggi? Dove l'ho preso fino a oggi? E poi dove intendo continuare prenderlo, se in alto o in basso. Bene, possiamo fermarci qui per oggi. La mia benedizione e appuntamento per chi lo crede, per chi lo desidera, per chi è interessato a questa nuova serie di catechesi alla prossima settimana. La mia benedizione.
Ave Maria.